Il fatto che un libro simile fosse lì era già meraviglioso, ma ancor più stupefacenti erano gli appunti a matita sui margini che si riferivano chiaramente al testo. Buon pomeriggio e un nuovo appuntamento con Leggere Parole per i granai del sapere della Fondazione Di Vagno. L'argomento di oggi è terza pagina, Leggere la cultura. Perché? Quella che state per vedere, quella che state vedendo, è una pagina del 1901, era dicembre, l'11 dicembre. Il 9 dicembre c'era stata la prima di un'opera teatrale, una prima teatrale di Gabriele D'Annunzio, la compagnia di Eleonora Duse. Fondo dei quotidiani, ma non perché è meno importante, perché ora ha acquisito e ha acquistato più spazio e quindi c'è molto più spazio per parlare di quello che succede, per parlare di quello che dovremmo conoscere, di quello che vogliamo conoscere. Sui quotidiani, nelle pagine di cultura si parla di tutto, si parla anche di filosofia. Però come si rapporta la terza pagina coi tempi di oggi? Che cos'è la cultura nel tempo di oggi? Questo ci vogliamo chiedere oggi. Ci vogliamo poi chiedere anche quali sono i nuovi fruitori, quali mezzi usano, perché non c'è soltanto il piano, ma abbiamo tantissimi altri mezzi per informarci. E lo faremo con degli ospiti eccezionali e io ve li voglio presentare. Innanzitutto Enrica Simonetti. E benvenuta. Enrica Simonetti è una giornalista della Gazzetta del Mezzogiorno, caposervizio di cultura e spettacoli, grande conoscitrice del territorio, grande conoscitrice dei mari, autrice di libri sui fari, libri meravigliosi che raccontano non soltanto di colori, non soltanto di orizzonti, ma raccontano di futuro, perché lei è stata capace di raccontare attraverso pezzi del territorio quello che è e quello che sarà del nostro territorio, in particolare la Puglia. Abbiamo Vittorio Giacopini, autore di tanti romanzi, illustratore e una delle voci che si avvicendano alla conduzione di Pagina 3, rassegna radiofonica della stampa letteraria e culturale che va in onda ogni mattina su Radio 3. E poi abbiamo Claudio Paravati, che è un direttore della rivista Confronti, mensile di approfondimento su religioni, politica e società. E Claudio Paravati anche ci racconterà la sua idea di cultura e a cucire tutte queste voci ci sarà la sapienza di Oscar Buonamano, che è un collega ed è il direttore di Pagina 21, la rivista online della Fondazione Di Vagno. Benvenuti a tutti e buon lavoro. Grazie, grazie Anna Maria, grazie, grazie. anche per il sapiente, insomma, diciamo di non cadere in qualche errore proprio in questa ora di trasmissione che facciamo con la Fondazione Di Vagno. Io volevo ricordare a chi ci ascolta che questo intero ciclo di trasmissioni Leggere Parole è fatto dalla Fondazione Di Vagno con la città metropolitana di Bari, che ci accompagna in questa esperienza, ma come ci ha accompagnato e ci accompagna anche in altre esperienze della Fondazione Di Vagno. Il tema di cui parliamo oggi, ha già detto Anna Maria, è molto vasto ed è un tema, diciamo, che soprattutto negli anni è molto cambiato. La pagina 3 non è più, come ci ha detto giustamente nella sua introduzione Anna Maria, quella che abbiamo conosciuto agli inizi del secolo o anche solo una quindicina, 20 anni fa. È cambiata nelle forme, è cambiata nei contenuti. E diciamo, cercheremo di capire non solo come è cambiata, ma soprattutto che cosa oggi si può fare per continuare a portare un contributo in questo senso. Allora, io partirei da Enrica Simonetti, l'ha già presentata Anna Maria, capo servizio della Gazzetta del Mezzogiorno, quindi giornale cartaceo. Innanzitutto volevo fare in bocca al lupo alla Gazzetta del Mezzogiorno. Sappiamo che, diciamo, naviga in acque un po' perigliose, però diciamo, siamo tutti molto diciamo, propensi a pensare che non solo non chiuda, ma possa essere rilanciato il progetto stesso della Gazzetta del Mezzogiorno. Ecco, allora intanto io partirei proprio con una domanda per certi versi anche banale. Le pagine dedicate alla cultura, che spesso sui quotidiani ci ha accompagnato la parola e spettacoli, che anche questa è una forma di evoluzione o involuzione, non lo so, questo ce lo direte voi, di che
Salute Gode sulla Gazzetta del Mezzogiorno. Allora, anzitutto un ringraziamento non formale, insomma, per l'idea di aver avviato questo dibattito, perché io credo che insomma, sia necessaria una riflessione in questo momento. Il giornale, la Gazzetta del Mezzogiorno, ha al momento un nuovo editore, quindi insomma, siamo felicissimi di cominciare questa avventura. È purtroppo solo bando di affitto fino a luglio, insomma, stiamo un po' navigando a vista, però appunto il nuovo editore ha confermato un po' questo trend. E che è un trend storico, e ve lo dico perché abbiamo festeggiato i nostri 130 anni di vita e quindi abbiamo fatto degli inserti e tutta una ricerca sulle ciascun settore. Regolamento verso la fine non abbia fatto tanto bene, ma insomma penso anche che la storia, per esempio, della Gazzetta con gli scrittori meridionalisti, ho trovato articoli di Vittore Fiore, addirittura del padre di Canfora, insomma abbiamo davvero una storia lunghissima, anche devo dire ideologica molto forte. Lo so che oggi questi dibattiti sul Sud spesso insomma hanno annoiato o possano sembrare un po' una ripetizione del passato, però ecco, la nostra storia è questa: c'era l'Elzeviro, c'era il grande scrittore, ha scritto anche Sciascia, quindi insomma abbiamo avuto nel passato tante, tante firme importanti. Cosa è successo col tempo? Col tempo l'evoluzione io la vedo anche in positivo. Ovviamente oggi per il nostro giornale avere firme prestigiosissime è impossibile, abbiamo per fortuna la possibilità, insomma, però di avere anche proprio qui da Bari, da Lecce, da tutto il sud delle firme importanti che cerchiamo sempre di ospitare. Abbiamo tanti importanti scrittori che spesso, insomma, attendono le nostre pagine. L'evoluzione, insomma, io sono una persona che ha tanti dubbi, quindi non ho purtroppo certezze. Vi dico che cosa penso, cioè da una parte mi chiedo appunto tutte queste anticipazioni che spesso le grandi case editrici, vi faccio l'esempio, oggi abbiamo questa anticipazione del nuovo romanzo di Caro Figlio, abbiamo avuto questo capitolo, l'abbiamo pubblicato, questo tira moltissimo perché i lettori seguono Caro Figlio, mi chiedo, è giusto? Poi magari io come mia. No. Io non sento più, non so se voi non si sente più, c'è un'interruzione. No, ma credo che dipenda dalla linea di Enrica, quindi magari. Sì. Ah, eccola, sei ritornata. Sì, Enrica, ti Ah, risentiamo. scusami. Ah, scusatemi. Per un attimo sei andata via. E dicevo appunto, e quindi l'attenzione secondo me alle recensioni, proprio la recensione vecchio stile con la critica, con la recensione che abbia anche qualche parola sullo stile, ecco, a me piace continuare su questo da punto di vista. Poi invece abbiamo questa apertura anche a temi che sono le tendenze, abbiamo parlato per esempio negli ultimi giorni di tutto quello che sta succedendo negli Stati Uniti, quindi invitiamo un po', io mi faccio molto carico di questo. Questa cosa, cerco di sentire degli scrittori, delle persone, dei collaboratori che fanno parte della nostra pagina, sono del mondo universitario, eccetera, a interpretare anche i fenomeni e questa è una nuova apertura. Poi invece, per esempio, un'altra cosa che mi piace moltissimo è che rispetto al passato ho cercato di aprire le pagine del giornale il più possibile e vi racconto questo piccolo esperimento. È stata una pagina in più che avevamo, che era quella dove pubblicavamo un po' tutto quello che riguardava il cinema, ma nel senso proprio come appuntamenti, era una pagina di orari, una pagina di servizio. Venuti a mancare i cinema e i teatri, avevamo un po' questo vuoto e quindi è nato questo esperimento di aprire ai nostri autori, agli scrittori pugliesi, lucani, ma insomma chiunque voglia, la possibilità di scrivere un racconto. E non vi dico come sta andando bene, tanto che la stiamo continuando da marzo, abbiamo cercato di cambiare titolo, prima le avevo dato Novelle contro la paura, eravamo nel primo lockdown, adesso Perché siamo nel questo, secondo. Enrica, è un paese di scrittori, non di lettori, quindi Bravissimo, bravissimo, troverete delle Enrico. porte apertissime su questo.
Esatto, infatti siamo addirittura pieni, ovviamente non li mettiamo tutti, insomma cerchiamo di fare una selezione, però siccome poi li pubblichiamo sul sito, noi vediamo anche dal tipo di contatti, o saranno sempre gli stessi scrittori che poi si rilanciano se si fanno pubblicità, però insomma anche questo è un fenomeno. Come anche a me piace moltissimo sottolineare che la rubrica, la serialità insomma che stiamo dando, quindi anche la possibilità di poter ripetere, non so, per esempio la domenica sul lunedì diamo sempre un'intervista su un libro che è appena uscito, oppure una rubrica che riguarda la filosofia, che sembra così a dirlo, però vedo che è molto seguita, che molto spesso questi articoli finiscono in discussioni nelle scuole. Insomma, ne facciamo di tutti i colori, cerchiamo ovviamente di portare avanti quella che può essere da una parte la tradizione, anche perché io mi sono resa conto di una cosa, che con il tipo di pubblico della carta stampata e in particolare il tipo di pubblico della Gazzetta del Mezzogiorno, grandi stravolgimenti immediati non piacciono, cioè poi abbiamo subito le Cioè, quindi lettere. grande, se posso sintetizzare, dica grande Sì. vitalità da questo punto di vista, Sì. soprattutto unita alle innovazioni. Vittorio, prima di farti una domanda, mentre parlava Enrique, parlava del meridionalismo, diciamo, di come queste pagine hanno avuto anche una matrice ideologica, non possiamo oggi non ricordare la morte di Emanuele Macaluso, una persona che sicuramente ha riempito moltissimo le terze pagine dei quotidiani di tutta Italia, perché era quasi coetaneo del partito a cui è stato iscritto da sempre, il Partito Comunista. È morto a 96 anni. Dopodomani, il 21 di gennaio, il Partito Comunista avrebbe compiuto 100 anni. La Fondazione Di Vagno, il presidente, l'avvocato Gianvito Mastroleo, diciamo, vogliono esprimere attraverso di me un loro sentimento, e anche al quale unisco il mio, di vicinanza ai familiari e alla persona di Emanuele Macaluso, perché è stato sempre un riferimento per me, anche politico, ma soprattutto intellettuale, un grande uomo del Sud. Leggevo oggi che è stato il primo, era sindacalista, ed è stato il primo sindacalista a fare un comizio dopo Portella della Ginestra, diciamo, che è la storia d'Italia, la storia del sindacato in Italia, la storia della sinistra in Italia. È stato un personaggio molto importante, e io penso che di lui resteranno le cose che ha scritto, e il grande pensiero riformista che l'ha sempre guidato, anche quando il Partito Comunista, diciamo, era difficile essere riformisti all'interno del Partito Comunista. Quindi esprimo di nuovo la mia vicinanza. E su questo stesso tema, però, Vittorio, Enrica, e io sono molto contento, parlava con entusiasmo del suo lavoro, no? Che era una cosa tra l'altro fondamentale della costruzione di pagina 3. Tu invece, con il tuo lavoro, oltre alle tantissime cose, mentre stavo preparando la tua presentazione, Vittorio, non mi ha stupito, ma diciamo, mi ha molto colpito il fatto che tu sia anche un illustratore, che sei tante cose, sei uno scrittore, un giornalista, un illustratore. E questa poliedricità, tanto cara a Pietro Greco, un altro nostro amico, che dice che le arti, diciamo, dovrebbero essere riunite tutte per poter esprimere il meglio di noi stessi, mi ha fatto ripensare anche a Pietro Greco, al quale anche va il nostro grande abbraccio, perché è venuto a mancare da poco tempo. Ti volevo chiedere, Vittorio, tu invece, nella tua trasmissione, a differenza di Enrica, che produce, diciamo, le pagine 3 di un quotidiano, tu invece selezioni ciò che di culturale viene veicolato non solo nella carta stampata, ma anche nelle riviste online. Ecco, ti volevo fare due domande. Intanto, come vi preparate? Perché io ho sempre pensato, vi ho sempre pensato, vi tengo nel cuore, perché voi la vostra trasmissione inizia presto, la mattina alle 9, e quindi, diciamo, dovete lavorare, diciamo, di buona lena per stare sempre sul pezzo. Quindi, come, diciamo, qual è l'approccio alla preparazione, diciamo, della vostra striscia quotidiana? E se tu noti attraverso questa lettura una differenza proprio contenutistica rispetto alle questioni che diceva anche Enrica, tra i giornali di carta, i quotidiani, le riviste, e invece le riviste che sono solo online. Bene, tanto grazie, un saluto a tutti gli spettatori. Vabbè, la prima domanda sulla preparazione, io posso rispondere per me perché so che tra me e gli altri conduttori ci sono differenze, io non mi preparo. La mia idea è esattamente quella di svegliarmi al mattino
mattino e di vedere che cosa c'è sui giornali, su internet, cioè cercare di non avere nulla di già pronto, come se tu dovessi quella stessa mattina inventarti una tua pagina culturale, che è un misto tra tante cose che ci stanno. L'idea di fondo, l'idea da cui è partita questa trasmissione Pagina 3 a Radio 3, era un po' fare la stessa cosa che fa una trasmissione che venne inventata negli anni 70 da Forcella, una trasmissione tra le più importanti della radio italiana, cioè Prima Pagina, la rassegna stampa fatta da giornalisti che leggono tutti i giornali, i loro e quelli anche lontani da loro, e cercare di trasportarlo sul piano della cultura, vedere se si poteva fare un'operazione del genere con le terze pagine. Quindi per me quello che è fondamentale intanto è stare sulla quotidianità, cioè non stare lì a prepararmi pezzi, che ho il bel pezzo del settimanale pronto da qualche giorno, perché quello, diciamo, non mi interessa. A me come carattere preferisco improvvisare la mattina. L'altra cosa però era, insomma, si parlava di che cosa significa fare una terza pagina, una pagina di un giornale. La mia idea è, io ho una certa insoddisfazione per quello che si trova mediamente sulle pagine dei grandi giornali mainstream dentro la cultura, intendiamoci. Ovvero, lo diceva prima Enrica Simonetti, a volte ci tocca fare, a noi giornalisti, perché io faccio anche giornalista, delle cose un po' obbligate, cioè fare l'intervista al grande scrittore famoso e scontato che si sa che tira, però magari non è quello che vorresti fare, e a volte c'è una profonda pressione degli uffici stampa che ti dicono parlami di questo, parlami di quello, che lo mandano mille volte il libro, ti danno la tortura. Spesso sui giornali, nelle pagine proprio dedicate alla cultura, questa influenza della cultura come merce, diciamo, è molto presente. Però quello che tu puoi fare in una mezz'ora di trasmissione radiofonica è comporti un tuo percorso culturale quella mattina, a seconda di quello che ti sembra il tema chiave della giornata. E quindi, che ne so, succedono i fatti di Capitol Hill e tu li devi guardare con un certo paio di occhiali, che sono gli occhiali che filtrano, diciamo, attraverso la cultura, attraverso la letteratura, attraverso l'arte. Questo, diciamo, è la cosa che mi sembra fondamentale, la possibilità di comporre. Io peraltro sono molto affezionato biograficamente alle riviste di carta. Io ho fondato insieme a Fofi e ad altre persone, tra cui Alessandro Leogrande, che collaborava anche con lei, e la rivista Lo Straniero, l'abbiamo fatta per 20 anni, credo sia stata la più bella rivista italiana della seconda parte del Novecento e dei primi anni degli anni 2000. Quindi quella un po' è la mia matrice, quella di cercare di, appunto, dare degli sguardi laterali sul mondo e poi metterli insieme con una certa coerenza. Quindi per me lo scopo della trasmissione è mettere in connessione delle cose, ma anche dei linguaggi. Tu dicevi, sì, faccio anche l'illustratore, faccio varie cose, perché appunto nessun linguaggio mi sembra che si esaurisca in se stesso. Si parlava prima di Macaluso. Ecco, Macaluso può essere ricordato per 10.000 cose che ha fatto in 96 anni di vita, ma un aspetto singolare che lui, che era un intellettuale vecchio stampo del Sud, un esponente dell'ala riformista del Partito Comunista, quando prende in mano l'Unità, che stava andando malissimo, si inventa qualcosa che non c'era mai stato prima. Per esempio lui, Macaluso, è stato quello che ha deciso di giocare con altri linguaggi, ha fatto entrare la satira, ha messo l'inserto cuore, che era l'inserto di satira, ha riscoperto i disegnatori, ha messo in connessione delle competenze, degli sguardi diversi. La cultura credo che sia questo, sia il tentativo proprio di uscire dalle codificazioni troppo rigide, il libro, il disco, la recensione, e cercare di mettere tutto assieme. E questo è importante. Si diceva prima, è giusto o non è giusto che siano culture e spettacoli? Quello credo che sia inevitabile. Si ricordava che la prima delle prime terze pagine stava dedicata a uno spettacolo di D'Annunzio, quindi era già spettacolo, no? Era la prima terza pagina è stata una pagina di spettacolo e cultura. È così, e poi il nostro mondo in questo momento non ci consente di fare diversamente. Per quanto riguarda l'online, io quello che posso dire è che non ho un culto sfegatato dell'online come c'era qualche anno fa, perché in cui tutti avevano il loro blog, tutti esprimevano il loro pensierino, era un po', diciamo, inaffidabile nell'online. Col tempo sta diventando sempre più affidabile, cioè si stanno affermando una serie di riviste che fanno il lavoro della critica letteraria, quello che non si fa quasi più sui giornali.
Quindi non c'è la recensione semplice, c'è il ragionamento, l'approfondimento, il tentativo, per esempio, di parlare di un autore mettendolo a confronto con le sue opere precedenti, che è una cosa essenziale che a volte non si trova nella recensione semplice, quella dettata dall'ufficio stampa. Adesso l'online offre molto. Personalmente io non lo uso tantissimo a pagina 3 perché sono talmente innamorato, diciamo, del giornale di carta, anche dei suoi limiti, dei suoi difetti, che io se voglio raccontare il mondo così com'è quel giorno e nei giornali trovo delle cose che non mi piacciono, lo faccio anche notare, non mi piace, nel senso che mi sembrano inadeguate, troppo settoriali, troppo specifiche, perché insomma per me il giornale continua a essere non solo la preghiera del mattino, ma anche lo specchio del mondo. Certo, vabbè, ti saranno grati ovviamente, infinitamente grati tutti gli editori delle riviste cartacee che invece attraversano momenti difficili indipendentemente dal ragionamento che stiamo facendo noi. Claudio Paravati, direttore di Colle di Conti, ma anche segretario del CRIC, Coordinamento Riviste Italiane di Cultura. Quindi, diciamo, un mondo molto che è presieduto, credo, dall'onorevole Valdospini. Un mondo anche lui, saluto anche Valdospini, amico anche lui della Fondazione di Vagno, così come Emanuele Macaluso. Un mondo eterogeneo questo delle riviste di cultura, Claudio. Quindi tu hai una specie di osservatorio privilegiato per guardarle. Ecco, secondo te, dicevamo mentre non eravamo in onda, no? Un tema di cui avremmo potuto parlare e di cui parliamo è questo, cioè pagina 3 ha avuto delle evoluzioni, nasce, come è stato ricordato anche adesso da Vittorio Giacopini, parlando di una prima teatrale di un'opera di Gabriele D'Annunzio, poi nel corso degli anni muta. Oggi, diciamo, volendo estendere il pagina 3 a tutti quelli che si occupano di cultura, diciamo, sia sulla carta stampata che sull'online, pagina 3 non offre soltanto il destro alla cultura che c'è, ma si propone essa stessa come facitore di cultura, diceva Giacopini. Sull'online è possibile vedere, diciamo, leggere delle recensioni che affrontano temi che magari anche per lo spazio risicato che si ha sulla carta non si possono affrontare, mentre l'online questo problema non lo pone. Ecco, tu noti intanto questa differenza? C'è secondo te anche questa differenza tra le riviste che diciamo, sono pubblicate solo su carta e quelle che sono pubblicate online? Come prima riflessione. E come seconda riflessione, se invece trovi che l'orientamento attuale sia quello di proporre più cultura in maniera autonoma, quindi con propri autori, oppure rimane questa vocazione a raccontare la cultura fatta da altri? Grazie per queste domande. Io ho altre domande invece che risposte, ma non è retorica. È veramente la condizione in cui mi trovo. Innanzitutto, far parte del coordinamento delle riviste italiane di cultura, e grazie quindi per l'invito a parlare di questa cosa a cui tengo molto. Mi ha insegnato tanto perché mi ha messo in contatto, io che dirigo appunto una rivista che si chiama Confronti, che ha anche un sito che in realtà non è un'altra testata, è un po' uno specchio di quello che elaboriamo ancora per il cartaceo, ma poi vi dirò velocemente anche un piccolo tentativo di fare questa divisione almeno parzialmente. Cioè, ho incontrato altre persone che fanno questo mestiere in maniera davvero diversa. Quindi esiste un mondo variegato, noi coordiniamo più di 100 riviste e case editrici che continuano imperterrite a fare cultura attraverso riviste. Ebbene, lì si incontra qualcosa di strano, tiene insieme il vecchio e il nuovo, le nuove sperimentazioni con le vecchie tradizioni, è veramente un mondo che sfugge, evolve in maniera molto veloce. Allora, per capirci di più, abbiamo anche fatto un questionario ultimamente con tutti i soci del CRIC, è venuto fuori qualche dato interessante. Sono riviste che innanzitutto, questo noi lo immaginavamo, però ecco, dalle risposte e dai dati elaborati ne abbiamo una piccola prova, insomma. È un mondo amplissimo di volontariato culturale. E questo secondo noi è fondamentale. Primo dato. Cioè, intere comunità sono ancora aggregate attorno alle riviste e ragionano, fanno cultura, propongono idee, le portano avanti. Come sapete, la forma libro e la forma rivista sono due forme differenti, no, di organizzazione del pensiero. La forma rivista è un dialogo che avviene nel tempo, no? Si ripete, riflette sulla propria posizione, ci ritorna. Le riviste sono uno spaccato da questo punto di vista interessante perché hanno la possibilità
di continuare a dibattere delle idee, entrano un po' meno in alcune logiche, no? La pressione del giornale o altro tipo di esigenze. Vediamo se questo è vero fino in fondo tra due frasi. Allora, questo è un primo dato, ancora esiste, la pandemia ha picchiato duro, ma questa comunità di volontariato prosegue e è veramente con grande difficoltà, però, ecco, questo è da segnalare. Seconda cosa, io metto così l'accento sul fatto che i dati ci dicono che chi scrive su queste riviste sono ricercatori, accademici, giornalisti, esperti della materia varia, volontari culturali, tutti insieme. Che cosa fanno? Mi pare di poter dire, traducono al pubblico cose importanti da dire. Cioè, non fanno il libro specialistico sulla materia, che è altrettanto importante, ma qui avviene una grande traduzione, voglio dire, questa è la cerniera, mi pare, delle idee e per chi deve leggere e proseguire in un dibattito. Quanto è importante questo? Allora, se una pagina 3 è fatta dalle maglie di tutte queste riviste, quanto è importante che questa cerniera tra accademia, pensiero, ricerca, scienza, si faccia traduzione quotidiana, raggiunga, venga divulgata? A noi ci pare fondamentale e che ancora questo sia il grande ruolo. Allora io chiudo con una provocazione, anzi un paio velocissime. Oggi mi pare che rispetto a prima, queste pagine 3, diciamo, chiamiamole così, siano ancora più importanti per leggere la pagina 1 e 2. Cioè, la sete di fonti, quindi il lavoro che veniva detto prima, cercare, mettere insieme in questo marasma strano di informazioni, perché stare sull'online cosa significa? Non è che noi stiamo sull'online come riviste di cultura, noi siamo sull'online che è il grande mondo del tutto insieme. Del tutto insieme, cioè input, informazioni, immagini, frasi monche, no? Non siamo dentro una ragione ordinata, e va benissimo così, però dentro questo marasma, scegliere, selezionare, far arrivare, questo è il grande tema. Quindi oggi ancora più di prima, ma è la lente che ci serve, cadute le grandi lenti, per leggere quello che accade, per leggere la pagina 1 e 2. Questo io lo trovo interessante. Allora, no, riaprire il polmone tra la pagina 3, che non è solo l'evento di spettacolo, ma mi serve per leggere anche quello che è nella politica, nella cronaca, nel capire come viene una notizia, e cosa mi deve ristupire, cosa mi deve far arrabbiare. Cioè, queste sono categorie culturali, no? Non sono categorie solo naturali dell'uomo animale, sono dell'uomo culturale, dell'animale culturale, perdono. Ecco, allora, in questo senso mi sembra che si possa recuperare. Ultima battuta. Noi abbiamo provato a lavorare, mi è piaciuto molto, qui abbiamo due colleghi di altissimo livello, io parlo da una piccolissima realtà, non posso mettermi sullo stesso livello, lo dico senza retorica. Dal mio piccolo punto di osservazione dico che mischiare i linguaggi, è stato detto anche, no? E fare cultura è interessantissimo. Noi abbiamo provato a fare una cosa vecchia e cercare di innovarla, cioè fare una testata di confronti online in cui si possa fare un po' di cross-medialità, cioè lo scritto con l'immagine, col video, col podcast. Il tentativo è quello di mischiare per creare qualcosa di nuovo, cioè che il lettore abbia un luogo sicuro, riconoscibile, ecco l'importanza della fonte, cioè io te lo porto. Loro lo fanno benissimo, pagina 3, no? Ti porto questo, te lo racconto. Ecco, noi proviamo a fare questo. Credo che sia la grande sfida, cioè rifare riviste di cultura, quindi anche giornalismo culturale, sia riconciliare la fiducia nell'essere cerniera, non di legittimità, si fa di bene, ma un luogo riconoscibile, una fonte dove trovare qualcosa, non so. Questo mi appassiona molto come futuro. Vorrei tornare su un tema che tu avevi toccato. Hai detto in passato ho scoperto, diciamo, riguardandomi la storia, diciamo, della Gazzetta del Mezzogiorno di pagina 3, che ha scritto il papà di Canfora, ha scritto Sciascia. Ecco, una cosa che mi sta molto a cuore, diciamo, indipendentemente da pagina 3, ma approfitto, diciamo, di questa discussione di pagina 3 per portarla al centro dell'attenzione, è il ruolo che nella società contemporanea hanno gli intellettuali. C'è stato un momento in cui all'inizio degli anni 70, non solo i giornali, ma anche, diciamo, la televisione, che era molto giovane, offriva tante possibilità. I mezzi erano di meno, però c'era una pervasività maggiore degli intellettuali che si impegnavano di più. Ecco, io ti volevo chiedere, si impegnavano di più poi per che cosa? Per offrire una visione del mondo. Io mi ricordo, vedo ancora
spesso mi capita di rivedere su YouTube delle immagini in bianco e nero di Pierpaolo Pasolini, che nel 1954-55, cioè contemporaneamente alla nascita della televisione, diceva e attaccava la televisione per via pubblicità, e la pubblicità non c'era ancora sulla televisione. Quindi una visione del mondo, cioè nel senso capace di prefigurare quello che sarebbe accaduto. Ecco, io ti volevo chiedere due domande in una. Come responsabile di quelle pagine, tu insegui coloro che possono in qualche modo indicare una lettura di ciò che ci sta accadendo, gli intellettuali, e offri questo spazio, loro si fanno raggiungere, e poi molto più banalmente, esistono ancora concretamente intellettuali che si mettono in gioco a questo livello? Questa è una bellissima domanda, perché insomma io proprio a quello volevo accennare. Infatti questa pagina della cultura militante, diciamo, militante per quello che si possa essere militanti oggi, no? Però io invece la inseguo perché proprio la storia, quando parlavo di tradizione pur innovando, credo che possa averci illuminato in questo senso. Cioè la terza pagina è una riflessione, del resto oggi le notizie le riceviamo da ogni parte, il giornale ha un po' quel problema di avere un po' carne non freschissima il giorno dopo. E quindi io credo che proprio invece le pagine di cultura hanno bisogno di tanto spazio, e quindi spero sempre che gli editori vogliano promuoverle e non tagliarle, perché il fulcro proprio della riflessione può essere fatta attraverso l'analisi di un fenomeno. Quindi se noi abbiamo un esperto che si interessa di politica estera e che può interpretare quello che significa, non so, la messa in stato d'accusa di Trump, e quindi spiegare anche che cosa sta succedendo negli Stati Uniti, oppure se abbiamo una visione, ecco, prima accennavi giustamente all'anniversario del PC, allora io ho cercato dei nostri storici che abbiano potuto ricostruire quello che ha significato il PC al sud, qui da noi, il che non vuol dire chiudere lo spazio della pagina e del mio settore al sud, però insomma il fatto anche di affiancarsi alle grandi pagine nazionali che stanno parlando di questo fenomeno, cercando di interpretare anche quello che accade attorno a noi. Io penso che noi dobbiamo puntare sempre più su questo, perché è bella l'evasione, e quindi quando vi ho parlato dei racconti vi ho fatto vedere quello che si può fare anche con la letteratura di evasione, con l'apertura agli altri. Cerco, per esempio, noi abbiamo anche delle pagine che chiamiamo Vivi la città, che sono approfondimento culturale di Bari, provincia, insomma più locale. E magari lì puntiamo più sul racconto, oppure ad aprire un po' alle associazioni, a quello che avviene, ai concerti quando ci saranno, insomma tutto questo, quello che c'è proprio di locale. Invece credo moltissimo proprio nell'idea. Cioè io penso che proprio di fronte a tutto quello che sta succedendo in questa smaterializzazione di questa società così particolare, e io sono una ascoltatrice di Giacopino perché mi piace tantissimo la sua trasmissione, ecco, vedere anche come magari lo stesso fenomeno viene interpretato da tanti giornali diversi con un'ottica diversa, penso che sia ancora molto, molto interessante. Quindi penso che il nostro modo di catturare ancora lettori in un periodo così difficile, sappiamo tutti che la pandemia proprio sulla carta stampata sta facendo veramente sta dando tanti problemi, ecco, noi possiamo lottare proprio con questo tipo di interesse, che non è vero che diciamo sia inferiore, perché oggi di vano, di effimero c'è tantissimo, quindi avendo anche la possibilità di giostrare tra pagine più locali, più di evasione, poi invece una vera pagina della cultura, dove però ribadisco, noi scriviamo cultura e spettacoli perché la testata è scritto così, ma io cerco sempre di dividere. Abbiamo una pagina passante che riguarda solo la cultura in senso stretto, e poi tutto quello che accade negli spettacoli va messo nella pagina di spettacoli. Ecco, anche questo è importante, anche questa divisione di settori. E poi a proposito di ricordi, mi veniva in mente prima quello che avevo letto una volta proprio a proposito di queste storie, pagine della cultura,
e mi ha fatto molto sorridere la storia della stampa di Torino, dove pare che insomma, il settore spettacoli è stato uno dei primi ad essere inaugurato nel Novecento, cioè loro hanno cominciato a fare veramente la pagina di spettacoli, esclusivamente di spettacoli, e questo perché? Perché avevano tante giornaliste donne, e quindi nell'ottica maschilista di un po' di tempo fa dice: che gli facciamo fare? Gli facciamo fare gli spettacoli. Quindi diciamo che un'altra cosa importante che volevo sottolineare, questo perché mi capita spesso di parlare con chi vuole un po' impegnarsi nella cultura, ama tantissimo come settore e magari vuole diventare giornalista anche in questo ambito. Io ritengo che sia importante arrivare al settore culturale dopo aver fatto tutto il giro di tanti settori diversi. Devo dire, mi è capitato, e per me era una sfortuna fino a diversi anni fa, perché io li ho passati tutti quanti, cioè ho iniziato dalla televisione, poi sono andata avanti, economia, cronache italiane, proprio tutto il classico giro, escluso lo sport, ho fatto tutti i settori. Agognavo tantissimo arrivare alla terza pagina, però alla fine, guardandomi indietro, è anche importante che il giornalista culturale abbia una formazione che gli possa far capire anche quelle che sono le istanze dei lettori e di chi deve fare informazione anche negli altri settori. Io penso che sia molto importante proprio questa idea anche di cultura all'interno del giornale, di cultura giornalistica, perché si rischia anche di essere un po' avulsi poi da quello che invece è l'iter della notizia. Quindi penso proprio che se ci dovesse essere una possibilità di formare qualcuno, visto che oggi i giornali pensano solo a tagliare, non diciamo a creare nuove professionalità. Ecco, io credo che comunque questo giro, no, attraverso tutti i vari settori possa essere molto interessante per un giornalista che deve cominciare un po' il suo iter all'interno di un giornale. Claudio, volevo risentire te anche su questo tema, questo degli intellettuali, cioè dal tuo osservatorio, diciamo, dalle riviste che, con le quali, diciamo, hai a che fare, quindi suppongo con i direttori, con le persone che ci scrivono, insomma, un po' con chi le anima queste riviste. Intanto, se riscontri una presenza di articoli, di interventi che tendono in qualche modo a spiegare il mondo, però non, diciamo, descrivendolo, ma attraverso una riflessione, diciamo, di più... Di medio e lungo raggio, insomma, quello che appunto ci si aspetta, che ne so, per tornare ai nomi della Gazzetta del Mezzogiorno, da Canfora piuttosto che da Sciascia, e se concordi con quello che diceva Enrica, che il giornalista culturale, se viene da un'esperienza più ampia degli altri settori, diciamo, questo è un arricchimento. Ma concordo in pieno, nel senso che vorrei testimoniare questo. Io credo di aver trovato tantissima, passatemi il termine, politica in queste riviste che fanno cultura, nel senso più profondo, più ampio. Cioè, insomma, la mia piccola testimonianza è che gli incontri promossi dalle tante testate che qui sono coordinate, non solo da queste evidentemente, no, ma mi vengono in mente gli incontri, le conferenze fatte da Coscienza e Libertà, da Testimonianze, dai Quaderni Rosselli, e di volta in volta aprono squarci non di descrizione del mondo, ma di interpretazione del mondo. Sono gli eredi dei grandi luoghi in cui il pensiero veniva fatto su come leggere il mondo. Io questo vorrei portare forse come una piccola mia testimonianza. Cioè, non solo le riviste, anche gli istituti culturali in Italia, credo che abbiano ereditato quel modo di fare politica, che è ragionare sul perché le cose vanno così, e devono per forza andare così, che tipo di lettura vogliamo fare, che tipo di soluzione vogliamo trovare, ognuno per il suo settore. Quindi gli intellettuali è pieno, se ne incontrano di molti. Riescono a fare il loro mestiere, forse detto meglio, questa cerniera c'è ancora tra la produzione del pensiero e la ricaduta attorno a noi, ecco, forse lì ormai da tanti decenni se qualcosa si è inceppato, insomma, tra la produzione culturale e la risposta, per vari motivi che non sono qui in grado certo io di portare a pieno. Però ecco, forse questo può essere interessante, quello che prima accadeva nelle scuole di partito, nei circoli del partito, nei circoli spontanei del quartiere, tante di quelle cose lì avvengono adesso negli istituti culturali e anche nelle redazioni delle riviste, e anche in quegli intellettuali che scrivono libri e scrivono sulle riviste. Mi pare però che ancora sia un dialogo tra passatemi questa immagine, tra sordi, insomma, circoli chiusi troppo chiusi,
ci sono altri esempi da altre parti del mondo, senza guardare questo essere sempre tra quelli che preferiscono l'estero all'Italia, però ci sono altri paesi dove il sistema, ecco, è messo a sistema che la conoscenza abbia ricaduta anche nel quartiere, nella città, nella produzione, nella tutela del lavoro, nella tutela, ecco, cioè che la produzione del pensiero poi abbia ricaduta sul modo in cui io domani mattina trovo l'insegnamento all'asilo o alla scuola, no? Non so come dire, che quel modo di interpretare il mondo trova una ricaduta tra la tutela del lavoro di chi a fianco a me lavora, cioè che faccia sistema con la società. Questo credo che sia il più grande ritardo da colmare. La pandemia ci ha un po' spogliato, cioè siamo nudi, il re è nudo, le nostre debolezze sono, o almeno insomma sembravano abbastanza eclatanti. Questo è il momento di rimettere anche, credo, mano su questo meccanismo. Quindi anche la cultura deve trovare assolutamente, secondo me, un ambito di investimento urgente, perché ripeto, se queste cose finiscono, cioè se si estinguono questi poli culturali, non lo so, con quali lenti costruiremo il domani? Volevo sentire anche te, Vittorio, su questo aspetto. Poi nell'ultimo giro invece affronteremo il tema della pandemia, perché questo è un tema interessante sia rispetto alla carta stampata che a quella online. Ovvero, hai citato lo straniero, Goffredo Fofi, Alessandro Leo Grande, il nostro grande amico, oltre che conterraneo di molti di noi. In ciò che leggi, diciamo, nel mese che tocca a te poi dirigere Pagina 3, ti imbatti spesso in intellettuali? Ovvero, te la faccio in un altro modo questa domanda. Leggi spesso articoli di persone che avrebbero meritato di stare sullo straniero? Oppure, dal tuo osservatorio, appunto, il ruolo degli intellettuali, il numero degli intellettuali, la qualità degli intellettuali è minore, maggiore di prima, è diversa? Sì, io penso che sia una questione di come uno decide di interpretare quel ruolo, nel senso che gli intellettuali sono quelli che fanno un mestiere intellettuale, quindi siamo intellettuali un po' tutti, diciamo, in termini. Che cosa è successo? Sono successe, secondo me, due cose fondamentali. Una è che non è colpa dei media, per così dire, ma forse è colpa degli intellettuali. L'intellettuale si è trasformato per troppo tempo, e continua a farlo ancora adesso, in opinionista. Cioè l'intellettuale è la persona di cultura a cui viene chiesta un'opinione sul qualsivoglia tema. Quando un intellettuale accetta questo ruolo, magari pensando, come dire, ad epoche passate, diciamo, lì sbaglia, perché diventa generico, poco efficace, e l'opinionismo è il grande male della cultura italiana, forse non soltanto italiana. L'altra questione invece è quella che, di cui parlava Claudio, cioè il rapporto con la politica. Politica e cultura, mettere insieme questi due argomenti è la questione fondamentale. Noi veniamo da una cultura, diciamo tutti quanti, in cui abbiamo ragionato in termini, ragionato e agito in termini gramsciani, insomma, si diceva, Gramsci aveva coniato questo termine, l'intellettuale collettivo. Che cos'era l'intellettuale collettivo? Fondamentalmente era il partito, appunto, cioè era un organismo, una forma che metteva insieme competenze di vario genere e poi arrivava fino ai decisori politici, no? Quindi l'intellettuale là non era il consigliere del principe, l'intellettuale era questo lavoro collettivo, che lavoro che ormai si può fare soltanto dentro le riviste, dentro i giornali e appunto mettendo insieme i linguaggi. L'intellettuale collettivo non ha più quel riferimento, l'intellettuale collettivo si ricrea ogni volta che nasce una rivista, che nasce online o di carta, che un giornale cerca di fare seriamente il suo lavoro anche come non di divulgazione culturale, ma di ricerca culturale, ecco, perché l'altro aspetto, oltre, diciamo, all'opinionismo, è anche questo un po' paternalistico, di puntare molto sulla divulgazione. La divulgazione naturalmente è importante, soprattutto, che ne so, la divulgazione scientifica in un paese che storicamente è scarsino su quel fronte, è qualcosa di utile, ma non è quella, diciamo, la funzione del lavoro intellettuale. Comunque sia, io continuo a pensare che non c'è pandemia che tenga finché si continuano finché continuano ad esserci energie che si mettono in gioco, soprattutto col volontariato, perché devo dire che io, per la mia esperienza,
ho passato la vita a fare lavori gratis su riviste in cui scrivevo gratis, l'avremmo fatto un po' tutti, ed è la verità, queste riviste sono fatte quasi tutte su base di volontariato. Anche quello è un aspetto, nel senso, uno può fare una carriera intellettuale dentro l'università, eccetera, però quando si mette in ballo come persona che cerca di ragionare assieme agli altri, a quel punto l'elemento, come dire, monetario è veramente secondario. Quello che interessa è l'oggetto, ricostruire appunto quello scomparso intellettuale collettivo gramsciano è la scommessa di questi tempi. Si fa in tanti luoghi sparsi, non c'è appunto più, e magari per fortuna non c'è più il partito, ci sono tanti gruppi che cercano, come dire, di immaginare, di scavare nel futuro, però ripeto, bisogna, quando parliamo di intellettuale, levarci dalla testa questa cosa terribile, che l'intellettuale è quello che ci dà l'opinione illuminata sulle cose, perché lo potrà fare su due o tre argomenti, ma insomma l'intellettuale tuttologo, come si diceva, è veramente una pestilenza che fa diffidare nella cultura in tanta gente, ma vi capisco. Certo. Vorrei, diciamo, tra il serio e il faceto, dire, spesso si dice che la politica non è in sintonia con il paese, no? Stiamo parlando di costruttori oggi, mi pare che anche la politica in queste ore stia parlando e stia facendo appello ai costruttori, e quindi credo che almeno da questo punto di vista una sintonia tra il palazzo e almeno noi, che siamo comunque, rappresentiamo in questo momento una piccola comunità, ci sia. Direi di fare un'ultima riflessione collettiva, però volevo dire una cosa, che stavamo ragionando con Filippo Giannuzzi, che saluto e che salutiamo, che è il segretario generale della Fondazione Di Vagno, oltre che il direttore del Festival Lector in Fabula, a un appuntamento, diciamo, un po' più corposo su questo tema di cui stiamo discutendo oggi, e ovviamente ci piacerebbe farlo in presenza, per questo stiamo pensando a un periodo medio-lungo, cioè nel prossimo autunno. Cioè provare intanto a partire da noi a reincontrarci con una platea un po' più ampia. Anche oggi, a dire la verità, abbiamo invitato altre persone che per motivi, diciamo, di lavoro per l'ultimo momento non sono state disponibili, per in qualche modo mettere nero su bianco su queste riflessioni che stiamo facendo oggi, cioè farle sedimentare. Quindi da questo punto di vista, se vi sta piacendo questa chiacchierata, ritenetevi già invitati tutti e tre per questo appuntamento sul quale vorremmo lavorare per il prossimo autunno. Enrica, prima ti ho chiamato Simonetta, perché Enrica non Simonetta, ti preoccupare. No, ma sono deviato dal fatto che io mentre parlo leggo il tuo nome, quindi mi va su Simonetti, questo me l'ha fatto notare Anna Maria. Ho una sorella che si chiama Simonetta Simonetti, quindi. Quindi sarà contentissima con i tuoi genitori, tua sorella. Allora, no, vorrei partire per l'ultimo giro, Enrica. L'avete evocato, in realtà io poi non sapevo se sarebbe ritornato in auge questo argomento, ovvero la pandemia. Noi da marzo, ormai quasi un anno, insomma, da marzo dello scorso anno, da febbraio dello scorso anno, abbiamo iniziato a vivere in un altro modo. Ora, sì, c'è qualcuno, diciamo, di noi che può essere anche misantropo, perché quindi non, a cui non piace stare con le persone, però normalmente, diciamo, noi siamo degli esseri sociali, quindi ci piace stare insieme alle persone, mentre da febbraio adesso fondamentalmente la pandemia ci ha costretti a un'organizzazione della vita e del lavoro diversa da quella di prima. Questo incontro probabilmente a febbraio dell'anno scorso non l'avremmo pensato, cioè lo strumento esisteva ma non veniva utilizzato. Ecco, io questa cosa ovviamente per quello che ti riguarda, Enrica, insiste su una crisi che è quella della perdita di copie dei giornali di carta, che diciamo non è però dell'anno scorso, è una crisi che viene da molto lontano. Ti volevo chiedere, in questo anno avete sofferto ancora di più questo tema, cioè col fatto che diciamo la dimensione online è esplosa nella didattica, è esplosa nei giochi, è esplosa nel vedere la televisione, sicuramente sarà esplosa anche nell'approvvigionamento di contenuti, passatemi il termine. Come l'avete vissuta, che cosa prevedi?
Allora, ci sono due strade diverse. Allora, una è terribile e depressiva perché la pandemia rispetto al numero di copie, come dicevi tu, era un trend iniziale, però qui adesso c'è un vero problema perché, come sapete, adesso i giornali non possono essere più nei circoli, i circoli sono chiusi, i bar dove insomma c'era un gran giro di giornali non si possono più. Fatevi un viaggio in autostrada, sono andata a Roma in autostrada, non c'è un giornale da nessuna parte perché dice no, non li vendiamo più, portano il virus. Quindi, diciamo, purtroppo la carta soffre di questa cosa, quando poi invece la gente tocca tutto, tocca i soldi, quindi non lo faccio per difendere il mio lavoro, però dico anche che a volte, insomma, c'è anche una paura esagerata. Dall'altra parte c'è stato all'inizio uno shock, perché primo lockdown, quando tutto è stato chiuso, c'era praticamente una difficoltà anche, soprattutto per quanto riguarda la cultura, gli spettacoli, a trovare argomenti. Qui però devo registrare invece una cosa positiva perché è un po' come aver reinventato alcune tematiche, un po' come aver cambiato alcune idee, essersi messo anche alla ricerca. Faccio un esempio. È iniziata così un po' per caso questa ricerca proprio che diciamo col tempo sta dando i frutti su viaggi storici che sono stati fatti. Per esempio al sud. L'altro giorno ho pubblicato questo articolo che ha fatto un nostro ricercatore proprio sul viaggio, per esempio, di Paolina Leopardi, che arriva, prende il treno, arriva poi da Napoli, arriva a Bari, che cosa fa? Insomma, dei particolari così. Allora, la bellezza, tra virgolette, di tutto questo periodo drammatico è stato l'aver inventato nuovi tipi di comunicazione culturale, che non è un riempire degli spazi vuoti, ma è anche un riflettere ulteriormente, perché magari è un periodo in cui non ci sono quei grandi convegni che magari facevano parte un po' di interviste, presentazioni, è cambiato un po' qualcosa. Ecco, di fronte a questo cambiamento, io lo noto anche leggendo gli altri giornali, è bello vedere delle variazioni. Quindi io credo che un po' come in tutto questa pandemia ci ha fatto recuperare un po' questi silenzi, anche io vedo la mia città alcune volte, la mattina, non so, per esempio vado a correre sul lungomare, non l'ho mai visto così bello, no? Perché c'è meno traffico. E quindi c'è del bello e del brutto, insomma, anche in questo, ma c'è anche nell'informazione. Ecco, il giornalismo culturale in questo momento si sta anche molto reinventando. Dall'altra parte il problema delle copie, il problema terribile, insomma, di tutto quello che si perde. Ci sono in realtà le edizioni digitali, ci sono quegli abbonamenti che tra l'altro sono molto vantaggiosi anche dal punto di vista economico. Ecco, io penso che la carta stampata debba lavorare moltissimo. Un po' come si fa negli spot sul che bello leggere, no? Cioè, ci sono stati, sarebbe l'ideale non averne bisogno, però in realtà c'è bisogno proprio di portare avanti l'importanza dell'informazione, perché purtroppo forse stiamo perdendo la coscienza di questo. Non facciamo che lamentarci della disinformazione, di tutto quello che Twitter ha portato, i social, eccetera, però dall'altra parte non si fa una propaganda adeguata. Ecco, ce n'è molta sul libro e secondo me ha dato i buoni risultati. Il giornale dovrebbe cominciare ad essere anche questo oggetto di attenzione, c'è proprio una voglia globale anche di portare informazione cartacea, far capire che un cittadino è un cittadino anche perché conosce. Io cerco sempre di spiegarlo, magari i giovani non leggono più i giornali, però fa molto comodo a chi ci guida, a chi insomma è nelle stanze dei bottoni, avere dei cittadini che si informano sui social, dove ci sono tante cose Dove è più belle, per facile, più carità, semplice il però ci sono anche messaggio. un sacco di... Esatto, e dove in realtà ci sono anche tantissime castronerie. Io a volte sento parlare della gente, di cose che sono inesistenti, quindi poi ci meravigliamo, insomma, di queste, cioè che ci sia la necessità. Ecco, faccio un ultimo esempio, di creare uno spot per convincere la gente a vaccinarsi, ma adesso apro una voragine se parlo dei Novax, eccetera, ma contro il coronavirus, si capisce che è tutta una società che si sta mangiando se stessa, insomma. Perché da una parte
ci lamentiamo della pandemia, dall'altra abbiamo bisogno di chiamare questo regista per fare quella carta stampata, obesity, ma insomma l'informazione diciamo generalista, quotidiana, l'affezione al giornale, qualunque esso sia, ci mancherebbe, non uno può scegliere qualunque giornale, però dovrebbe ricominciare, così come è stato un tempo. Io veramente mi sono formata su tantissimi giornali e mi ricordo ancora quanto tempo ho passato anche così sul letto con tutti questi giornali a sognare, a leggere, ad apprendere. Ecco, io credo che questa formazione sia un passaggio necessario proprio per un dovere di cittadinanza. Grazie Enrica. Claudio, anche per te la stessa riflessione finale, ovvero questo anno ha modificato, diciamo, proprio il modo di avere, di rifornirsi delle notizie, sia per chi le ha letti, ma secondo me anche per chi poi le costruisce queste notizie, cioè anche per esempio Pagina 21, che è nata proprio formalmente in questa formula nel mese di marzo. Io credo invece paradossalmente che se non ci fosse stata la pandemia forse non sarebbe nata come è nata, nel senso che la pandemia ci ha costretti ad accelerare sia da un punto di vista tecnologico ma anche da un punto di vista della disponibilità di tempo per lavorarci. Quello che avete fatto voi, Oscar, è la risposta, cioè le cose da spettatore grandioso che avete fatto come numeri, come ospiti, come dibattiti, questo è frutto di, ai noi, una pandemia che ha fatto sofferenza e morti. E io porto la testimonianza delle riviste, che è un punto specifico di osservazione, ecco, così almeno c'è un qualche dato di testimonianza più che opinione, appunto, solo qualche opinione mia e qualche piccola testimonianza. I dati che abbiamo raccolto dal questionario dicono nessuno faceva, quasi nessuno faceva eventi online, l'hai già detto tu. Adesso tutti, chi controvoglia, chi invece si è trovato bene, cosa farete nel futuro? Tutti proseguiranno. Cioè si è capito che, insomma, noi piccolini eravamo abituati ad avere incontri con 10-20 persone, capitava anche quello. Ci siamo trovati a parlare a 90, 100, 200, 300 persone, picchi che prima erano considerati assurdi e oggi invece possono essere quasi normalità. Il video che lasci su Facebook si sa, no? Che può arrivare a 1000, 1500, 2000, 3000 visioni o insomma poi lì ci sarebbe da ragionare sui dati. Per concludere, si è aperto certo delle possibilità straordinarie nuove, soprattutto per chi è piccolo, però è anche vero, e non so se questo voi insomma se avete la stessa sensazione, si è aperto però anche il divario del sapere e della conoscenza di questa tecnologia. Cioè, mi spiego, se tutti possono aprire e raggiungere più persone di prima è una grande possibilità, ma chi è rimasto indietro come scienza e conoscenza del mezzo si trova comunque fuori luogo. Cioè voglio dire che il ritardo di conoscenza su questi mezzi si farà sentire, cioè esiste un divario, voglio dire, eclatante di risorse umane, soldi, conoscenza. Allora, ci sono piccoli esempi che secondo me lo dimostrano, sono finiti anche nella cronaca nazionale. Ragazzi, oggi si aprono i link per parlare di temi sensibili. Cosa succede? Ti arrivano in 20 troll e paghi le conseguenze per giorni e giorni, perché sei in diretta, perché è come andare in piazza senza sapere però mettere le sicure. Anche questo vanno prese le misure, vanno certo le modalità con cui approcciarsi. Grazie Claudio. Certo, Vittorio, grazie. Siamo in conclusione, però prima di chiederti anche a te farti un'ultima domanda, volevo ringraziare anche Anna Maria, prima ci abbiamo un po' scherzato quando eravamo offline sulla regia, noi abbiamo visto Anna Maria, alla quale poi passerò la parola per i prossimi appuntamenti prima di salutarci, però appunto stanno lavorando e ci stanno consentendo di andare in diretta, Vittorio Bruno e Vittorio Biondo, Maria Serena, Simone Boccuzzi e credo stia sovrintendendo anche Filippo Giannuzzi affinché tutto vada per il meglio. Grazie, grazie ragazzi. Vittorio, anche a te la stessa cosa, in maniera un po', con una piccola, diciamo, variante. Attento alle varianti, che è un'altra delle parole che non bisogna dire questi tempi. La variante inglese, quella sudafricana. La variante di Conversano, ne potremmo dire, cioè pagina 21.
No, ti volevo chiedere, questo anno diciamo che ha trasformato di fatto già il nostro modo di vivere, quindi anche di approvvigionarci, diciamo, delle notizie in generale della cultura. Secondo te, è irreversibile? Cioè, da questo momento in poi niente più davvero sarà come prima e tutti saremo comunque costretti a relazionarci a questo mezzo, oppure, come si è sempre detto, per esempio, per il libro, quando arrivarono i primi iPad, i primi libri diciamo digitali, dicevano, ma il libro è finito perché adesso si leggerà tutto online. Invece abbiamo scoperto con il tempo che il libro rimane lo strumento più tecnologico possibile, perché puoi andare avanti, indietro, puoi sottolineare, diciamo, un'interazione, un'interattività che il computer non ha. Secondo te, verso cosa stiamo andando? Sicuramente stiamo andando in una situazione in cui questi nuovi strumenti diventeranno, come dire, una presenza costante nel nostro paesaggio mentale, culturale, di comunicazione. Questo non è detto che sia un male, è una cosa, basta che viene usata come uno strumento e non come l'unica ancora di salvezza, cioè l'unico modo per fare delle cose che altrimenti non puoi più fare. Ci si augura, io lo trovo fondamentale, che si ritornino a fare le cose. Però si torna a fare le cose in presenza, come si dice con questo termine un po' diabolico, perché, insomma. Però ci sono un paio di cose fondamentali che si possono dire su questo passaggio, diciamo, pandemico. Uno era la cosa che sottolineava, secondo me, fondamentale, che sottolineava Erika Simonetti. Cioè, la crisi dei giornali non è soltanto la crisi di noi giornalisti che siamo in cassa integrazione, cioè, anche. Ovvio, e non è nemmeno soltanto la crisi delle copie cartacee che si vendono, che riesci più o meno a compensare con l'online. È una crisi di fondo degli strumenti di formazione dell'opinione pubblica. E la democrazia occidentale si regge esattamente su un'opinione pubblica ben informata. Se questa cosa salta, se le forme alternative di informazione sono luoghi di mistificazione, come spesso accade, questo è un problema sociale, politico, anche proprio antropologico molto pesante, e questa situazione l'ha messa molto in evidenza, non è che l'ha creata, l'ha messa in evidenza. Poi la cultura intesa come possibilità di passare del tempo con letture, musiche, forme, come dire, di ricreazione elevata, non è danneggiata dalla pandemia. È quasi avvantaggiata in teoria. Uno ha più tempo per leggere e scrivere e sentire, non è quello. E non è nemmeno la grande battaglia, teniamo aperti, teniamo chiusi i teatri, ci sono pochi contagi. Va bene, quello si vedrà, non è lì che si sta giocando la cosa. Gli effetti collaterali sono altri. Uno, tante cose sono saltate, ma sono saltati anche tanti festival inutili, tante manifestazioni in cui la cultura diventava spettacolo, come dire, feticista. E allora quello poco male. Mentre invece è molto grave dove va a toccare altre competenze. Io quando penso al mondo del teatro non sono tanto preoccupato per gli attori o per i registi che si possono magari reinventare, ma a tutta una serie di maestranze che non hanno più ragion d'essere, gente che perde il lavoro, magari altri lo troveranno perché dovranno trovare il regista online piuttosto che il siparista o lo scenografo, ma insomma cambiano delle cose e là bisogna stare attenti. E l'altro aspetto, secondo me, gravissimo in termini culturali, il più grave di tutti, non riguarda la cultura con la C maiuscola, ma riguarda la cultura di base, nel senso il vero problema è l'istruzione. Se io penso che le principali vittime di questa pandemia sono i vecchi, non solo perché sono quelli più colpiti, ma anche quelli a cui stiamo lemolendo anni in cui potevano forse per l'ultima volta fare delle cose. E poi i giovani, il vero problema è l'istruzione a distanza, che è una soluzione, un ripiego, ma è veramente un furto di vita, un furto di esistenza, anche un furto, diciamo, di capacità di fare cultura con gli altri, di crescere con gli altri. Questo mi sembra l'aspetto veramente più grave, mentre invece tante lagne sulla cultura minacciata, no? Insomma, se la gente invece di lagnarsi se ne stesse a casa e si leggesse un libro, ecco. Grazie a Vittorio Giacopini. Devo dire che soprattutto diciamo da quest'ultimo giro ci sono tanti di quei temi che, appunto, se ci aggiorniamo da adesso a ottobre, settembre-ottobre, dopo la nuova edizione di Lector, che speriamo di fare di nuovo in presenza a Conversano,
questi temi possiamo forse averli digeriti anche meglio e soprattutto se riusciamo a ritornare a stare insieme, a vederci, potremo giudicarli anche con una certa distanza. Grazie a Claudio Patti. Grazie a voi di cuore. Per partecipato, grazie Enrica Simonetti. Grazie. E grazie anche a te Vittorio Giacopini, ci vediamo presto. Grazie, grazie a tutti, ti saluto. Grazie a grazie, tutti voi che ci avete saluti. Seguito. Ciao. Io passo di nuovo la parola, salutandola, ad Anna Maria Minullo che ci darà anche i prossimi appuntamenti. Allora intanto grazie Oscar e grazie a tutti voi. Io vorrei lanciare un'altra provocazione rispetto alla prossima edizione di Lettori in Fabula, perché è stata una conversazione assolutamente interessante, ma a me piacerebbe, e ve lo dico, io vi invito a pensarci, mi piacerebbe che ci fosse una lezione per i giornalisti che nasce da questa conversazione, perché di Terza Pagina si parla davvero molto poco e di come si racconta la cultura si parla molto poco, perché non basta dire che è tutto bello, è tutto buono e sono tutti bravi, non funziona così, o sbaglio, giusto? Voi me lo insegnate e quindi non funziona proprio così. Quindi come abbiamo fatto per l'anno scorso, gli anni precedenti, quest'anno non l'abbiamo potuto fare perché abbiamo dovuto, come dire, adeguare la versione di Lettori in Fabula man mano che la situazione pandemica ovviamente variava, però saremo pronti per quest'anno e quindi torneremo magari a chiedere all'Ordine dei giornalisti di partecipare, di collaborare con i crediti per i colleghi. Mi piacerebbe che ci fosse una lezione dedicata alla pagina culturale e quindi a come si racconta. Quindi grazie a voi, perché è vero sì, l'immediatezza è meravigliosa, ma è bene l'approfondimento, e insomma è bene approfondire gli argomenti e soprattutto è bene verificarli. I giornali lo fanno sempre, in realtà i professionisti seri lo fanno sempre. Io vi do appuntamento martedì prossimo, sempre dalle 16:30, perché ci vorrà seguire, parleremo di un altro tipo di fare cultura, parleremo di un altro tipo di cultura, che è quella degli archivi, che è anche, come dire, una memoria storica. Il tema è, non è l'amore ai tempi del colera, come mi sarebbe molto piaciuto, ma è gli archivi al tempo del colera. E io ho riso molto, in realtà, prima, quando il segretario Filippo Giannuzzi me l'ha detto, il segretario generale. Quindi, gli soprintendente agli archivi e alle biblioteche della Lombardia, della Puglia e della Basilicata, poi Silvia Pellegrini per la Regione Puglia, Antonio Buonatesta che è uno storico, Leonardo Musci che è responsabile degli archivi per la Fondazione di Vagno. Quindi arrivederci a tutti e buon lavoro, grazie. Il fatto che un libro simile fosse lì era già meraviglioso, ma ancor più stupefacenti erano gli appunti a matita sui margini che si riferivano chiaramente al testo.